RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. E bentornati in diretta. Gianluigi, Radio Vacanze, Maria Grazia Sartirana, blog Ricordo della Vita, Diego Gaudenzio e Mary Lazzara. Questa è Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo italiano, e questo programma è Cose, Cantanti e Città. Io non ti sento. Come no? Tu mi senti? Io sì, ti sento. Allora Maria Grazia, guarda un po', perché noi non ti sentiamo. Mary, se tu parli, io ti sento. Sì, anch'io ti sento. Prova a uscire e rientrare, Maria Grazia, tante volte. Non ti sento più, zio. Non ho idea, però Mary mi sente. Mi hai escluso. No. Allora, rientra, prova, allora, rimuovo. Prova, aggiungo. Eccomi qua, mi senti adesso? Maria Grazia? Non ti sento. Prova a uscire e rientrare, per favore. No, non sei muto. Eccolo, allora, proviamo a parlarne noi. Allora, bello della diretta, come sempre, ma noi ci sentiamo, vediamo un po' Maria Grazia se riesce a rientrare. Senti Mary, allora, nel tuo video, le 10 cose da non perdere o da fare, se vogliamo dire, a Stoccolma nei weekend o quei giorni. Io credo che perlomeno 3 notti vadano vissute a Stoccolma, tu che dici? Sì, almeno. Io andrei anche sui 4-5 giorni, ecco. Rieccoci tornati a tutti! Ciao ciao, ci risiamo! Ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti che sei tornata, guarda. Ce ne siamo accorti. Lo so che l'hai fatto apposta, mi hai chiuso tutto, vero Gecchino? L'ha fatto apposta, Roseo. Diglielo a te. No, non l'ho fatta apposta. Comunque ti sei persa poco, perché abbiamo cominciato appena a parlare delle 10 cose da fare a Stoccolma su una media di 4 notti, diceva appunto Mary. Sì, almeno, diciamo, 4, anche per poter vedere le cose con calma, ecco. Ovviamente ci sono alcune cose che sono essenziali da fare, come la visita del centro storico. Ah, mio fratello vi saluta, tra l'altro. Ah, che bravo, saluti anche a noi. Il centro storico di Stoccolma, che è Gamlastan, che è su un'isola, ed è molto molto bello perché è caratterizzato da queste strade molto strette, e poi lì c'è la piazza grande Stortorget, che dove ci sono le casette colorate, quindi se voi scrivete proprio Stoccolma su Google appaiono queste casette e le trovate in questa piazza. Poi nel centro storico c'è ad esempio il Palazzo Reale, c'è la cattedrale, c'è tutto il quartiere tedesco, quindi lì bisogna per forza fare una passeggiata. L'altra cosa da vedere è il Museo Vasa. Il Museo Vasa in pratica custodisce all'interno il vascello Vasa, che è un vascello originale per il 98% ed è del 1600 ed è unico al mondo, quindi quello bisogna assolutamente andarlo a vedere. Io il paragone che faccio ai miei clienti è come andare a Roma e non vedere il Colosseo, quindi se si è a Stoccolma bisogna per forza andare a vedere il Museo Vasa. L'altra attrazione importante da vedere a Stoccolma è Skansen, è il primo museo all'aria aperta del mondo, ed è un museo che vi permette di scoprire le tradizioni svedesi in pratica. C'è una parte in cui ci sono queste case che sono originali, che provengono da varie regioni della Svezia di epoca pre-industriale, dove ci sono di solito delle persone in costume che vi fanno vedere i lavori di un tempo, ed è molto interessante questo, anche per capire un po' la differenza di come si viveva nel nord Europa e come si viveva nel sud Europa. E poi c'è una parte dedicata agli animali del nord, quindi magari si può vedere vicino
una renna, un'alce, che magari sono animali che non si hanno l'occasione di vederli, ecco. Spesso, no, io mi ricordo questi musei fatti da persone, me li ricordo a Boston, vicino alle Isabella Stewart Garden Museum, c'erano questi musei appunto che delle persone interpretavano dei ruoli come appunto come contadino, come falegname dell'epoca. Era veramente interessante perché ha un impatto un po' così. Intanto i saluti da Giorgio Palmucci, ci ha detto che era in aereo e che purtroppo è arrivato l'aereo in ritardo. Gli ho detto se vuole intervenire il link ce l'ha, intanto noi rivenderemo eventualmente la registrazione. E senti, allora io invece sono appassionato di capire bene la storia del galeone, perché a me piace molto. Del vascello Vasa, intendi? Bravo. Beh, non è un galeone. È un... Sì. Sì, sì, è un vascello da guerra. Vedi, vedi, io no. Pareva se così io non pensavo alla guerra. Siamo in tempi di vascello da guerra. Viene costruito in 3 anni, la costruzione inizia nel 1625 e si conclude nel 1628 e diciamo che la sua sfortuna è stato quello di affondare il giorno della partenza, quindi ha fatto nel culo. Beh, questo sta un po' di cosa. Fa molto ridere la cosa, perché ha fatto anche mezz'ora di navigazione affondato nel porto di Stoccolma. Però è stata la fortuna nostra, se così possiamo dire, perché è stato poi possibile recuperarlo, perché è affondato nel porto. E è una storia incredibile, secondo me, per il livello di conservazione che ha, perché ci sono tante navi che in realtà sono affondate in giro per il mondo, ma avere la possibilità di vederlo solamente quando si entra nel museo si capisce quello che sto dicendo adesso, perché i dettagli, le statue sono incredibili. Erano veramente opere d'arte, perché erano tutti intarsiati, dunque sì, perché esatto. Poi oggi esiste una cartografia, no? Che si riconosce le navi. All'epoca le navi erano riconosciute da questi stemmi, da queste galene, esatto. Che avevano, era proprio una fotografia, era una identità, ecco. E Maria Grazia, esatto. Ne sarai testimone. Ma io sono curiosa, ma perché, cioè, come ha fatto ad affondare così velocemente? Hanno levato il tappo. È stato, diciamo, non è stato costruito come doveva essere costruito. Hanno pensato più agli intarsi che a tenerlo a galla. Sì, diciamo che forse nel tentativo di seguire il desiderio del re, che lo voleva sempre, comunque sempre più grande, alla fine lo fecero talmente grande, talmente poco proporzionato che appunto, esatto, sì, più o meno affondò, perché neanche mezz'ora di navigazione ha fatto, quindi almeno non è morto nessuno, dai, almeno non è morto nessuno e questo ci fa piacere, insomma. Ci sono stati dei morti, la Madonna, allora ci sono stati dei morti, però non tanti, perché affondando nel porto molte persone che erano al porto accorsero per salvare le persone, ma ci sono stati dei morti. Infatti nel museo è possibile anche vedere degli scheletri delle persone che sono state ritrovate, e questa è stata una fonte importante per gli archeologi, perché hanno potuto scoprire, ad esempio, che cosa mangiavano, qual era lo stile di vita dei marinai, eccetera. Per quello questo recupero di questo vascello è stato incredibile dal punto di vista storico. Eh sì, io sono curioso anche. Effetti... Prego, finisci Maria Grazia. Dicevo che in effetti Stoccolma è anche, diciamo, famosa per proprio i musei all'aperto, quello che dicevi tu, no? Ce ne sono tantissimi di diverso genere. Quindi sì. A te quale piace di più? Quale tipologia piace di più? Tra i tipi di museo o tra i musei all'aperto? Tra i musei all'aperto. Allora, Skansen sicuramente è un punto di riferimento per qualsiasi persona che vive a Stoccolma, non solo per, diciamo, quello che c'è dentro, ma per gli eventi che si fanno all'interno, perché in pratica lì tutti gli eventi più importanti si celebrano. Si va da Midsummer, che è la festa di mezz'estate, a Santa Lucia, ai mercatini di Natale, ai festeggiamenti di Pasqua, eccetera. Quindi io ormai non vado più lì solo per vedere il museo, ma più che altro per assistere agli eventi, perché andare a vedere i mercatini di Natale a Skansen è qualcosa di meraviglioso. Infatti, spero che quest'anno li faranno.
speriamo, perché l'anno scorso purtroppo non sono stati fatti, ma speriamo quest'anno di sì. Come ad esempio andare a vedere i concerti di Santa Lucia dentro Skansen, è qualcosa di veramente magico. Ecco, sicuramente Skansen è uno dei posti che preferisco, che ci vado in questi eventi qua. Ecco. Poi in realtà Stoccolma ha un sacco di parchi, ha un sacco di natura intorno, cioè qui prendi un treno, fai mezz'ora di treno, ti ritrovi in mezzo al bosco a raccogliere funghi, a raccogliere mirtilli. E questa è una cosa che a me piace, anche perché io sono nata e cresciuta in montagna, io Friulana, vengo dalle Alpi Carniche, dalla Carnia, io il contatto con la natura per me è sempre stato un elemento importante e a Stoccolma lo posso comunque mantenere. Quindi direi proprio di sì. A me piace anche in questo minuto, prima di lanciare il prossimo brano, piace, sai cosa, molto le birre. Guarda, le birre, c'è un birrificio in particolare che a me piace molto, che si chiama Nia Carnegie, si trova in questo quartiere che a Marbicho è stato un quartiere ecosostenibile, che è questo un posto particolare per le birre, che tra l'altro lo consiglio anche nell'articolo del mio blog dove parlo di ristoranti e queste cose qui. Però ci sono delle micro birrerie in giro per Stoccolma, quelle ma piacciono. Non c'è una grande passione per la birra come ad esempio puoi trovare in Belgio, ecco. Però ci sono questi micro posticini che sono carini, proprio quelli sono carini. Quindi perché se la birra anche non è troppo popolare, mi viene da pensare, più popolare il vino, più popolare un super alcolico. Diciamo che c'è questa schnapps, che in pratica è una sorta di acquavite, grappa bianca, se così possiamo chiamarla, che viene bevuta molto soprattutto in determinate festività, soprattutto a Midsummer, che è la festa di mezz'estate, che è un po' come il nostro Ferragosto. Oppure viene anche bevuta molto questa diciamo bevanda alcolica durante la festa del gambero, se così possiamo dire, che si svolge ad agosto, che è una festa che va in qualche modo a concludere l'estate. E, se no, in generale non c'è qualcosa di alcolico legato alla zecchia, ecco. No, non c'è, l'ho detto, qualche birra, infatti ecco perché ti dicevo birra, ma la cosa paradossale è che bevono tanta di questa schnapps quando fa caldo, quando fa freddo no, non ti preoccupare che bevono sempre. Qui non c'è problema. Io mi ricordo un aneddoto, mi raccontava un DMC locale, che praticamente i gestori del locale praticamente hanno i tassi che poi riportano a casa la gente, perché a dir poco si sdraiano sui banconi proprio, capito? Allora questo praticamente venerdì, sabato, la domenica, venerdì e sabato lavorano molto. Bene, quello sì, te lo posso garantire. No, non avevamo dubbi, noi da bravi ragazzi, ovviamente. Allora, a proposito di bravi ragazzi e ragazze, lo sai che ti metto adesso la nostra Loredana Bertè. Vai, la grande, già. Perché? Perché, come diceva giustamente Mary, è stata sposata con Brian Borg. Esatto. È lì che ha lasciato la racchetta lui, perché onestamente con Loredana penso che era veramente una bella battaglia, altro che no, i match da voglia rimettere dal fondo. Allora, figlio di Loredana, qui appunto in omaggio alla nostra Loredana nazionale.